Buongiorno, è l'ultima lezione e ne approfittiamo per affrontare un problema che ovviamente data la mancanza di tempo non, ci, non potrà essere affrontato anche dal punto di vista numerico. È un problema che affrontiamo perché è indicativo di, in larga massima naturalmente, di che cosa si dovrebbe si potrebbe fare se si proseguisse lo studio eh, dello stato di tensione e deformazione eh, di un corpo in condizioni elastiche, eh, eh, introducendo nella soluzione eh, tutto l'insieme di equazioni mh, che fanno parte appunto dell'approccio dell più generale al problema elastico. Quindi questo vuole essere il più facile probabilmente. Direi il più facile. Degli esempi che si possono fare come approccio al problema generale per avere un'idea eh, del tipo di complessità che esso coinvolge. Questo perché eh, le soluzioni che sono state date fino ad oggi, che sostanzialmente poi riguardavano sempre problemi di, di travi, erano soluzioni che in qualche modo erano semplificate sulla base di eh, ipotesi di assiomi che o sono stati enunciati esplicitamente o comunque sono stati di fatto adoperati. Ne abbiamo sempre cercato di enunciarli. Ebbene, adesso vediamo un caso no? che ci apre una finestra, uno spiraglio verso una trattazione un po' più generale, però ne scegliamo uno che si possa trattare insomma, con una certa facilità. E questo è il caso del, ehm, del solido a, a simmetria circolare, eh, quindi possiamo darci un titolo guardando la prima eh, diapositiva eh, che ci consente di esaminare il problema solido a simmetria circolare e con alcune ipotesi semplificative. Allora, geometria assial simmetrica, carichi assial simmetrici, materiale isotropo. Prima di andare avanti, chiariamoci il significato dei simboli. Allora, approfittiamo di questo foglio di carta e vediamo di cosa sto parlando. Allora, in realtà io sto studiando un disco a spessore costante, e capirete dopo perché deve essere a spessore costante, altrimenti l'equazione differenziale, differenziale risolutiva si complica un po'. Eh, oppure un tubo. Allora, se fosse un disco... Io devo dire che si tratta di un solido, facciamo una piccola sonometria, ecco è lasse. Non lo so, potremmo decidere che il, il disco è forato, ha un foro centrale e poi termina esternamente con un bordo esterno. Naturalmente, ecco, dovrebbe essere visto così. Nessuno ci impedisce di pensare che questo non sia un disco di spessore costante, ma sia una fetta di tubo. Uh, non è poi così ovvio che ciò possa essere, eh, vedremo in seguito che in effetti la matematica ci aiuta a capire che esiste almeno fino a un certo punto un'equivalenza fra i due casi che consente di trattare i due problemi alla stessa maniera. Qui forse si dovrebbe vedere anche il foro, ecco dall'interno, direi che la figura non è meravigliosa ma adesso è a posto. Allora, un disco di questo genere può essere... Ehm, ehm, caricato, specialmente se viene considerato un, come un tubo, può essere caricato in tanti modi, ma in due modi mh, che sono quelli fondamentali per noi in questo momento. Può essere caricato, per esempio, da una pressione distribuita al bordo interno. Immaginate che questo sia una fetta di tubo, il tubo ha una cavità interna, dentro c'è un liquido, un fluido idraulico con una un gas con una pressione eh, P, eh? elevata quanto ci pare e noi ci poniamo il problema di calcolare qual è lo stato di tensione di questo corpo. Può essere anche il mozzo di calettamento di un organo di accoppiamento di macchine che viene eh, accoppiato per interferenza su un albero per trasmettere un momento torcente. Il modello matematico è lo stesso. Allora, il punto è questo. Quando si deve costruire il modello matematico di questa situazione, eh, si deve tenere conto innanzitutto che qui c'è una simmetria circolare, una simmetria attorno a un asse. Allora, in termini sintetici, io la chiamo assial simmetria, simmetria di rivoluzione, attorno all'asse AA. Ecco. Poi anche la pressione, e quindi l'insieme delle azioni meccaniche scambiate in questo caso alla, sulla superficie bordo interno. Anche queste sono distribuite uniformemente e, se noi guardiamo in pianta, eh, con una distribuzione radiale. Ecco. Volendo fare uno schema potrebbe essere questo. Quindi c'è una simmetria anche dei carichi. Il materiale è isotropo, cioè non esistono direzioni preferenziali. Allora un corpo assial simmetrico, soggetto a carichi assial simmetrici, direi che ci basterebbe il principio medievale della ragione sufficiente, non può far altro che vedere i suoi punti che si spostano secondo il raggio e mentre non c'è ragione perché si spostino tangenzialmente e quindi anche il campo di spostamenti che si genera è asimmetrico e quindi ci dobbiamo aspettare a questo punto che il campo di deformazione e il conseguente campo di tensioni siano anche loro asimmetrici. Quindi se tutto avviene secondo il raggio e ogni raggio è uguale al raggio adiacente, perché quello è il significato di quello che ho detto, ci dobbiamo aspettare che il problema si possa descrivere in funzione di un'unica variabile, la variabile raggio. Quindi se verrà fuori un'equazione differenziale, sarà de la derivata che compare sarà soltanto la derivata totale rispetto al raggio. Ecco perché questo problema è il più semplice fra i problemi generali. Allora io mi propongo di, di andare avanti passo passo su questo problema sfruttando immagini che ho già preparato eh, per, per maggiore chiarezza. Vediamo un po' di ritornare al calcolatore. Allora abbiamo detto geometria sia simmetrica. Carichi assi asimmetrici, materiale isotropo. Ne consegue che ho detto stato di spostamento, quindi stato di deformazione, quindi anche stato di tensione, sono simmetria circolare, sono assi asimmetrici. Allora, questo, ecco, che cos'è questa figurina? Immaginiamo di aver ricavato da quel disco uno spicchio. Uno spicchio mh, che mh, qui chiaramente questo è finito. Eh, possiamo immaginare che sia infinitesimo, cioè prendiamo un raggio, pigliamo un raggio adiacente differenti angolarmente per un angolo che dovremmo poi immaginare di far tendere a zero, quindi un angolo che tendenzialmente poi è infinitesimo e ne pigliamo radialmente eh, questo spigolo: l'estensione di questo spigolo, ne pigliamo radialmente un'estensione anche qui infinitesima, che potremmo chiamare per esempio dr. Ebbene, questo ehm, dadino. Che possiamo estrarre facendo delle sezioni con due piani ortogonali all'asse, eh, due piani ortogonali alla circonferenza e due superfici curve che al limite tendono ai piani tangenti: eh, esterna, raggio esterno, interna, raggio interno, quindi insomma è un cubo deformato, è un parallelepipedo deformato in coordinate polari. Bene. Tanto per cominciare noi possiamo dire che una tensione tangenziale su questa superficie e una tensione tangenziale su questa superficie non ci possono essere per le ragioni di simmetria che ho detto prima. Consideriamo questa, se ci fosse questa tensione tangenziale su questa faccia, per le ragioni di simmetria che ho detto prima, in effetti non si vede perché dovrebbe essere diretta verso il centro di rivoluzione oppure verso l'esterno. Quindi queste simmetrie ci permettono di escludere la presenza di queste azioni disimmetrizzanti. E allora, concludendo, nessuna grandezza varia con l'angolo al centro. Io ho detto prima che tutti i raggi sono uguali, qui è scritto un po' meglio, ma insomma vuol dire la stessa cosa. E poi le forze agenti su uno spicchio, l'ho chiamato spicchio, eh, devono essere simmetriche eh, rispetto alla bisettrice. E, e poi, mancando le tensioni tangenziali... Le tensioni che restano, che saranno la radiale e la circonferenziale, eh, siccome sono tensioni agenti su superficie, sulle quali eh, non si hanno comunque eh, tensioni eh, tangenziali, è chiaro che quelle tensioni saranno principali. Quindi abbiamo un problema molto facilitato, una sola variabile da cui dipende tutto e le tensioni che consideriamo sono principali. Benissimo. Le equazioni che si mettono in gioco sono di tre tipi. Qui ce ne sarà una, in un caso due per tipo, ma insomma, pensiamo alla tipologia. Le equazioni di equilibrio che dicono all'algebra che noi scriviamo, guarda che i simboli che stiamo usando servono per rappresentare delle forze, tant'è che la somma di queste forze di questi momenti è uguale a zero. Ora ricorderemo, facendo un piccolo passo indietro, che il fatto che esista l'equilibrio alla rotazione è implicito nella simmetria del tensore della tensione, quindi noi alla fine qui scriveremo un equilibrio alla traslazione in termini differenziali. Poi ci saranno le equazioni di congruenza che sono sostanzialmente quelle che ci dicono guarda che i simboli che tu stai usando per definire le deformazioni epsilon in realtà provengono da un unico campo di spostamenti eh, che sarà poi lo spostamento radiale e poi ci sono le equazioni del materiale cioè quelle equazioni che legano le sigma alle epsilon che abbiamo imparato a suo tempo a conoscere soltanto se si mettono in gioco queste tre famiglie di equazioni si riesce a portare il problema alla forma risolutiva. D'altro canto, basterebbe, noi non lo faremo, ma invito chi, chi studia a fare un conteggio del numero di equazioni che si mettono in gioco e del numero di variabili che si mettono in gioco. Le variabili saranno due tensioni, due deformazioni e uno spostamento. Ci vorrà un numero di equazioni. Eh, che consenta di risolvere il problema, lascio alla fantasia eh, di, di ciascuno il saper trovare perché il problema si riesce a risolvere. Io ve lo do in forma positiva, cioè vi faccio vedere come le equazioni si combinano. Allora cominciamo con le equazioni di equilibrio, quelle segnate in giallo. Le equazioni di equilibrio si ottengono considerando questo spicchietto di cui adesso è esplicito l'ampiezza angolare di θ e l'ampiezza eh, radiale di r. Attenzione, qui è tutto finito perché chiaramente è difficile fare disegni in scala con parametri infinitesimi. La profondità, diciamo, assiale, che qui ho chiamato B, ehm, è tradizione farlo anche forse di origine tedesca perché ampiezza si dice bright, eh, è quella secondo l'asse. Quindi abbiamo i tre assi fondamentali di riferimento che sono l'asse circonferenziale. Perché è circonferenziale? Perché è tangente alle circonferenze. L'asse radiale... Secondo il raggio, ortogonale alla circonferenza, e l'asse A, l'asse eh, di rivoluzione del sistema, la scelta dei simboli non è perfetta, perché, però, per non creare confusioni, ahimè, secondo l'asse A la profondità viene chiamata B, e va bene. Non credo che questo ci, ci diano impicci. Allora, nello spazio, in effetti, considerando che la massa contenuta in questo eh, sistema deve soddisfare l'equilibrio, cioè l'insieme di tutte le forze applicate dall'esterno al sistema. Deve avere eh, somma delle risultanti o somma dei momenti risultanti uguale a zero, ci sono sei equazioni nello spazio. Però se uno pensa alla simmetria per il ragionamento che io ho accennato prima è facile verificare, e invito ciascuno a farlo per conto suo, che l'equilibrio alla traslazione assiale A, l'equilibrio alla rotazione secondo l'asse costituito dal raggio, l'equilibrio alla rotazione secondo l'asse costituito dalla, dalla tangente alla circonferenza, quindi la circonferenziale C, ehm, l'equilibrio alla rotazione attorno ad A, quindi la rotazione attorno all'asse di rivoluzione, e l'equilibrio alla traslazione secondo C. Eh, secondo la direzione tangenziale per l'assenza delle forze dissimmetrizzanti queste sono identicamente soddisfatte, sono delle tautologie, sono degli zero uguale a zero. Quindi non si scrivono perché non serve a niente scriverle, non danno informazioni, non c'è bisogno nemmeno di provarci. Si dovrebbe sapere a priori che così è, si sa a priori che così è. Cosa resta? Di sei equazioni ne resta una. Quella che mancava la, la equazione di traslazione secondo il raggio R. E allora, pigliamo questo cubetto elementare e consideriamo che sulla faccia inferiore, che è faccia entrante, abbiamo una forza che dall'esterno viene applicata con l'usuale definizione che le tensioni sono positive di trazione quando sono applicate sulla faccia uscente, cioè l'altra, evidentemente qui se la tensione sigma R è positiva, come dobbiamo assumere a livello di simbologia, la forza invece è centripeta, è applicata verso il basso. E quindi Abbiamo una forza elementare che è la tensione, moltiplicato r di teta che è questa lunghezza d'arco, moltiplicato b che è la profondità e quindi r di teta per b ci dà l'area su cui agisce questa tensione. La forza è sigma r r di teta b. Al raggio esterno abbiamo, trattandosi di una funzione complessivamente, ebbene abbiamo... La funzione più il suo incremento, al primo ordine in serie di Taylor, quindi la funzione che ho appena descritto, più d su R della sigma r, r di teta b, in dr. Queste sono allineate fra di loro e sono già proiettate correttamente secondo il raggio, quindi le potremo prendere così come scalare. Poi abbiamo due forze, che sono appena un po' più complicate, che sono date dalla tensione circonferenziale, che moltiplica l'area b, l'area della faccia laterale. Queste non sono ortogonali al raggio perché i lati, le superfici laterali, sono inclinate di deta mezzi, quindi sono inclinate verso il basso. Se la sigma C è di trazione. E ne abbiamo due uguali per la famosa simmetria assiale, una a destra e una a sinistra. Ecco allora, mh, ci sarebbe anche da considerare per maggiore generalità. Che ci possono essere carichi di volume. Eh, volendoci noi limitare a situazioni di asimmetria, eh, i carichi di volume che si dovrebbero considerare sono solo quelli radiali come potrebbero conseguire per esempio da forze centrifughe di inerzia se questo elemento che noi stiamo considerando invece di essere un tubo fosse un disco, un disco di turbina un po' strano perché dischi di turbina di spessore costante non se ne fanno, ma insomma per cominciare a affrontare il problema eh, potrebbe andare bene. E allora in quel caso lì per esempio ci sarebbe una forza di questo tipo, certamente radiale, dove Φ Mh, indicato così, insomma, eh, eh, sarebbe il carico per unità di volume è r dθ arco b profondità di r estensione radiale e dv il volume, insomma. Beh, noi questo lo dimentichiamo perché noi studiamo problemi in questo caso senza questo carico di volume. Allora, le forze di cui ho parlato prima... E devono essere proiettate lungo il raggio e sommate. Allora, il carico di volume, beh, in generale ci potrebbe essere, per il momento ce ne ricordiamo ancora per l'ultima volta. Sigma R, ecco, sigma R cosa produce? Produceva una forza incrementata positiva sopra, per raggi maggiori, in R più DR, e una forza non incrementata negativa. Per raggi minori, eseguendo la somma relativa alle forze che si vedevano un paio di diapositive fa, eh, rimane l'incremento. E quindi d su dr di sigma r r b in dr. E poi sigma c. Sigma c fornisce una risultante radiale centripeta, quindi negativa, che vale sigma c dr b di Questa vediamola un attimo in dettaglio. Se uno osserva, ecco, in vista laterale, Qui abbiamo le due semi aperture, dθ mezzi e dθ mezzi, l'estensione radiale qui non è più indicata per non complicare la figura, si chiama eh, dr, e, e le componenti sono sigma C dr per b, e questa è l'altra, eh, destra e sinistra, quindi ciascuna componente rispetto alla tangente al cerchio nel punto centrale è inclinata di dθ mezzi. E allora la componente qui segnata in verde, eh, ce n'è due naturalmente uguali, vale sigma C eh, dr per B eh, per, si proietta come il cateto, nota l'ipotenusa e nota l'angolo opposto, quindi seno di dθ mezzi. Sappiamo tutti che l'angolo espresso in radiante o il seno per angoli eh, tendenti a zero danno seno sostituibile con l'angolo. Quindi mh, sigma C dr B dθ mezzi. Ce n'è naturalmente una a destra e una a sinistra, quindi moltiplicando per 2, 2 si semplifica con un mezzo e rimane sigma c drb dθ, come visto prima. Ecco dimostrato quindi il valore della componente radiale centripeta dovuta a sigma c. Ecco che allora la somma, eh, ci dimentichiamo eh, qui che esiste il carico di volume, la somma di tutte le forze radiali vale... La somma di questi due termini, dove ci siamo premurati di far vedere che si semplificano degli elementi, si semplifica B, si semplifica dθ, si semplifica dR e rimane una relazione differenziale nell'unica variabile indipendente che è R, che è d su dR di σr per R meno di c uguale a zero. Questa si può scrivere così com'è. In questa che io chiamo prima forma, eh, la chiamo così perché dopo mi servirà a distinguere fra le due. Quando fosse comodo, si può eseguire la derivata del prodotto e quindi, espandendo questo termine e raccogliendo sotto parentesi per evidenziare meglio il ruolo dei termini, eh, ricercando un po' di eleganza di scrittura, la si può scrivere in questa che chiamo seconda forma. A seconda della convenienza, userò l'uno o l'altra. Boh, finito le equazioni di equilibrio, ci occupiamo adesso delle equazioni di congruenza. Equazione di congruenza? Allora, noi sappiamo che εr è funzione dell'unico spostamento, quello radiale, vale de u su dr, mentre εc in coordinate polari non si scrive in termini differenziali, ma si dice che cos'è εc? È la variazione di lunghezza riferita alla lunghezza iniziale. Siccome ciò che capita lungo un arco di circonferenza è uguale per ogni punto, allora si può sostituire a una relazione differenziale una relazione al finito. E si dice una circonferenza che inizialmente abbia raggio R avrà sviluppo periferico 2πR. Questa è la lunghezza iniziale e infatti ce la troviamo anche a denominatore. Quando ci sia stato lo spostamento radiale U, il raggio nuovo è il raggio vecchio, il raggio indeformato più U. E quindi la circonferenza finale è 2π. Eseguendo questa operazione, semplificando, naturalmente 2πr e 2π r si semplificano fra di loro e poi si divide 2π col denominatore, e, e quindi rimane U su r. Quindi εc in coordinate polari è U su r. Allora osservando che u è uguale a εc per r, data la seconda relazione, e sostituendo questa nella U della prima, Viene fuori che epsilon è uguale a d su da r di epsilon per r. Equazione che è scritta in questa forma è piuttosto interessante eh, perché serve quando serve, nel senso che se ci servisse esplicitare u in effetti avremmo dei problemi perché non si vede più, allora in quel caso bisogna usare le due. Però quando non serve esplicitamente u, questa equazione ha una struttura molto simile all'equazione d'equilibrio che abbiamo visto prima, compare questo prodotto r per. Epsilon c questa volta invece che sigma c, la bravura di chi poi stende in maniera più chiara possibile queste concatenazioni di equazioni è di trovare quella particolare formulazione che consente una successione di passaggi il più eleganti possibile e quindi il più chiari da capire. E naturalmente noi ci proviamo ad agire in questa maniera, no? E allora ci prepariamo il lavoro di conseguenza. Allora questa equazione che abbiamo appena ottenuto può essere scritta in una prima forma, eh? andate poi indietro a vedere le equazioni di equilibrio, vedrete che si cerca una similitudine formale, strutturale, no? E poi una seconda forma, sviluppando la derivata del prodotto. Ebbene, adesso andiamo a vedere le equazioni del materiale. Eccole. Dunque, questa è la prima forma in cui si possono scrivere, epsilon r, 1 eh, su e sigma r, meno 1 volte sigma c, è chiaro che non c'è meno 1 volte sigma a perché siccome noi adesso stiamo considerando una fetta di tubo scarica sui fianchi oppure un disco scarico sui fianchi, consideriamo il caso in cui sigma a sia uguale a 0. Eh, la stessa struttura è per εc, hm, chiara. E la terza, quella che manca, epsilon A uguale 1 su E sigma A meno nu sigma R meno nu sigma C eh, con sigma A uguale a 0 ci dà direttamente epsilon A uguale a meno nu su E sigma R più sigma C. Questa seconda forma si ottiene invertendo la prima forma rispetto alle due variabili sigma R e sigma C. Uno può anche avere il piacere di provare una volta eh, a farlo, è una questione di puri passaggi algebrici. Ecco, prima forma, seconda forma. Anche qui si usa l'uno o l'altra a seconda della convenienza per accelerare eh, lo sviluppo dei passaggi ci potrebbe essere, ma noi non lo consideriamo, anche un'eventuale dilatazione termica per cui ci sarebbe in aggiunta alle epsilon viste prima, quindi nella prima forma si sostituirebbe più facilmente una epsilon termica, che sia R o che sia C, I può essere o R o C, che sia alfa asterisco coefficiente di dilatazione termica lineare moltiplicato l'aumento di temperatura. Ma noi questo termine non lo mettiamo in conto. Bene, a questo punto il lavoro conviene intendersi, perché il lavoro è, è, è un lavoro di una successione di passaggi. Io propongo di fare questo. Posto che non è molto produttivo eh, cercare su un, uno schermo televisivo che ha dimensione limitata, cercare di far vedere il flusso di tutti i passaggi, questo si fa molto meglio avendo un largo foglio di carta sott'occhio che dia una visione analogica complessiva. Io però vi propongo qualcosa che permetta a ciascuno di ricostruirselo eh, con calma. E infatti noterete che ogni diapositiva seguente conterrà eh, la maggior parte delle volte un pezzo della diapositiva precedente. Vi faccio vedere questo. Ehm, la soluzione che consiste nell'estrarre da quelle equazioni l'unica equazione differenziale, nell'unica variabile che permette di risolvere il tutto, eh, la soluzione può essere ottenuta in due modi diversi. Si può cercare l'equazione finale in termini di spostamento, io ho scritto spostamenti ma in realtà lo spostamento è U, funzione di R, oppure in termini di tensione. E qui avrei dovuto scrivere tensioni perché le tensioni sono due ma in effetti l'equazione finale è una sola. Le equazioni che io ho scritto prima, che sono già state preparate nella forma adatta, possono essere concatenate nel modo più elegante, o certamente uno dei più eleganti, come segue. Io però preannuncio che non farò la descrizione dei passaggi, vi do la concatenazione. Allora, scrivo. Se voglio termini di spostamenti, mi riferisco alla colonna di sinistra. Se voglio farla in termini di tensione, devo comportarmi a destra. Noterete che io faccio i passaggi in modo da utilizzare equazioni anche diverse, ma che abbiano la stessa identica struttura. Quindi la natura dei passaggi è la, è la stessa identica a destra e a sinistra. Allora, qui scrivo l'equazione di equilibrio. E qui scrivo l'equazione di congruenza, nella forma opportuna. Eh. Poi, ciascuno di voi con più calma le esaminerà. Eh. Poi... Ecco, allora, dopo in, eh, introduco l'equazione del materiale e l'equazione del materiale nelle due forme diverse perché così mi conviene. Qui chiaramente faccio in modo di avere esplicito sigma R meno sigma C e qui epsilon in modo da poterlo sostituire, è chiaro perché l'ho fatto. Dopodiché, dopodiché introduciamo un'altra forma dell'equazione del materiale, prendo l'equazione del materiale, quella di sigma R e qui quella di epsilon R e le derivo. Ne faccio la derivata. Questo perché devo fare una sostituzione di variabile nella derivata dell'equazione numero 1. Dopodiché sostituisco le 2 e 3 nella 1 ed elaborando con opportuni passaggi ottengo di qui questa e di qua quell'altra. Qui ci sono delle epsilon e qui ci sono delle sigma. Cosa vuol dire? Che io mi sono già messo in pista qua per arrivare tramite le epsilon allo spostamento u. E qua mi sono messo in pista per avere le sigma in maniera esplicita e poi una sigma sola. Vedremo quale. Dopodiché, l'equazione l'ha ripetuta, prendo l'equazione di congruenza, qui la prendo in seconda forma e qui prendo l'equazione di equilibrio, vedete la somiglianza di struttura delle formule. Poi sostituisco la, la 5 nella 4 e ottengo qui questa equazione, e qui questa equazione. Questa equazione ci dice che r per parentesi, la somma di queste due derivate è uguale a 0, siccome non siamo mai a r uguale a 0 a meno che non tendiamo al centro del disco che però usualmente è forato, quindi il problema non c'è, vedremo poi cosa fare quando non fosse forato. Il fatto che la derivata di questa somma, la derivata di una somma è la somma delle derivate, no? Quindi la derivata di epsil r più epsil c è uguale a 0, quindi εr più εc è uguale a costante. Analogamente qui si ottiene che la, la, la derivata della somma o somma delle derivate di sigma r e sigma c è costante. Ecco, notare che nella formula che abbiamo visto prima, che adesso qui riporto in pulito, sono spariti sia E sia NU. Quindi avevamo introdotto l'equazione del materiale che avevano E e NU, però non hanno ruolo. Quindi lo stato, di finale, eh, lo stato di tensione finale non dipenderanno da E e da NU. Cosa vuol dire? Che saranno uguali, posta la geometria, posti i carichi, per qualsiasi tipo di materiale in cui noi pensiamo di realizzare questo oggetto. Chiaramente gli spostamenti no, gli spostamenti dipenderanno dal modulo elastico, perché chiaramente a parità di carichi eh, un, un organo che abbia un, un modulo elastico minore avrà spostamenti radiali maggiori. Andiamo avanti. Allora vuol dire che c'è questa costanza, qui la chiamo C', qui la chiamo A', eh, la ragione del primo è chiara quando uno il lavoro l'ha finito, perché poi voglio cambiare nome alla variabile, poi prendo l'equazione di congruenza, qui la prendo di nuovo, la riprendo, in realtà perché sto cercando di far sparire le variabili che non mi servono, qui la prendo in prima forma, qui la prendo in seconda forma, cosa voglio fare? Voglio fare scomparire una delle due, opslr, o c e analogamente di qua o sigma r o sigma c, qui sostituirò sigma c e faccio comparire solo sigma r, e analogamente di là e ottengo qui un'equazione nella sola epsilon e quindi un'equazione nella sola sigma r. La cosa, allora a questo punto è chiara perché εC è la funzione lineare di u, e vabbè, ho anticipato forse un passaggio, ma, allora questo d di su dr di più, più l'altro termine, in realtà se uno fa attenzione è 1 su r la derivata del prodotto. Eh, e eh, da questa parte è 1 su R la derivata del prodotto, una volta capito a sinistra è anche capito a destra perché tanto la struttura è la stessa. Eh, eh, ho ripetuto l'equazione, naturalmente il prodotto è R per R è R quadro, idem qua R quadro, quindi integrando una prima volta si ottiene questo termine, integrando una seconda volta si ottiene questo qua, analogamente dall'altra parte. Quindi viene fuori che epsilon c è 1. Eh, è una costante più un'altra costante diviso un r quadro, e sigma r è una costante più un'altra costante diviso un r quadro. Ecco, allora, eh, procedendo nelle, nei passaggi, qui si sostituisce al posto di epsilon c la sua espressione u su r e si ottiene eh, u, su u uguale a c più d diviso r, e qua si ottiene sigma r uguale ad a più b diviso r quadro, e poi approfittando di questa altra sostituzione si lascia al lettore naturalmente la, il, il paio di passaggi che accorrono, sigma c uguale a, a meno b diviso r quadro. E allora a questo punto perché usare una forma o l'altra? Se si hanno le condizioni al contorno in termini di tensione o di pressione, come capita di solito, conviene la seconda forma, quella in termini di sigma R. Allora, per R uguale a D con I diviso 2, cioè a raggio interno, la sigma R vale meno P con I se c'è una pressione interna. E al raggio esterno, se c'è anche una pressione esterna, è raro che ci siano tutte e due, ma insomma in un caso generale ci potrebbero essere due pressioni compresenti esterna e interna, si sì, ma era uguale a meno P con e. e. Allora la seconda forma, che è quella che adesso io faccio vedere in più in dettaglio, e cioè quella che permette di applicare le condizioni al contorno in termini di spostamenti, sostituendo quanto detto finora, dà origine a queste due equazioni, con alcuni passaggi che invito eh, il lettore insomma, a rifarsi perché non vale la pena. Di, di, di esaminarli insieme, somma e differenza, eh, insomma si, si ottiene la costante a e la costante b. Si ottengono queste due costanti, le quali possono essere ulteriormente elaborate per dare loro un aspetto che separi meglio ciò che è carico esterno da ciò che sono rapporti geometrici. Interessante notare che compaiono dei rapporti, quindi le soluzioni dipendono dalla forma e non dalle dimensioni effettive. E allora conviene scrivere le formule nel modo più elegante possibile, sigma r uguale meno pic con i per meno pic con E per, dove ciò che è a, a fattore del p con i e del p con E, i quali peraltro possono anche essere 0, dipende soltanto da questi rapporti di con i al diametro interno, di con e al diametro generico qualsiasi a cui si va a fare il calcolo, di con e al diametro esterno. Analogamente si ottiene la formula per sigma C noterete che ci sono delle ricorrenze il denominatore è sempre lo stesso i numeratori di sigma R e sigma C sono quasi uguali ma cambia un segno è chiaro, questo è dovuto alla, alla particolare struttura algebrica del problema e, e vabbè e analogamente si può trovare anche mh, il, lo spostamento U facendo calcoli che io metto e qui la formula è un po' pesantina eh, e quindi è chiaro non è, non è di quelle formule da ricordare a memoria se le si tiene lì per eventuali usi se il disco non è forato, e questo è interessante, lo spostamento non può essere dato da CR più D diviso R, perché siccome R è un valore che appartiene all'intervallo di definizione, e allora R può assumere il valore 0, ma e allora se D è finito e R va a 0, si avrebbe che al centro lo spostamento va a infinito, cosa che stride. E allora in effetti questo significa che per i, se il disco non ha foro, quindi R si può assumere uguale a 0, D deve essere uguale a 0 in partenza. E allora abbiamo che U sarà uguale a C per r. Analogamente qua deve mancare il termine B, e quindi abbiamo eh, in questo caso di disco non forato la tensione che sia sigma R o che sia sigma C uguale a costante, è sempre uguale ad A. Intenzionalmente mancava l'indice R o C, eh, non era una dimenticanza. E quindi abbiamo questa soluzione speciale: sigma R uguale a sigma C uguale ad a A. E quindi le due tensioni sono costanti a qualsiasi raggio per il disco non forato, sotto l'azione di una pressione esterna naturalmente. E, e U lo spostamento è puramente lineare, variabile linearmente. Ecco, la soluzione quindi è costante per le tensioni. Se si dovesse rifare tutto per il caso dello stato di deformazione piana bisognerebbe prendere le altre equazioni del materiale e rifare tutto ma non ne vale la pena perché qui notiamo che nel caso del disco, quindi scarico sigma a uguale a 0, abbiamo che la deformazione è una costante perché sigma R più sigma C è costante eh? e vale due volte la costante A. E questo consente di dire, ma allora vuol dire che una fetta di disco, che una fetta di tubo, anzi, che eh, sia inizialmente di queste dimensioni, spessore costante, quando è caricato vede le tensioni combinarsi in modo che si dilata, ma si dilata uniformemente dappertutto. Ma allora se abbiamo due fette di tubo, queste possono essere considerate dischi perché l'applicazione di una pressione interna o di una pressione esterna lascia perfettamente valida la congruenza fra dischi adiacenti perché restano piani, erano inizialmente piani e quindi un tubo si può considerare un insieme di dischi giustaposti. Quindi questo significa, in parole povere, senza scrivere tanta matematica, che... La soluzione sigma R e sigma C vale sia per i dischi sia per i tubi e vale anche per i tubi vincolati, perché un tubo vincolato è un tubo che per essere mantenuto fra estremi costanti deve essere premuto assialmente con un carico uniforme assiale che non produce sigma R e sigma C, produce soltanto una sigma assiale secondo la teoria della barra in trazione o compressione. Quindi valgono le stesse equazioni. Quindi useremo le stesse equazioni per sigma R e sigma C, che siano tubi o che siano dischi. Ecco fatto. Ehm, ci, ci sono poi dei casi speciali che suggerisco di trattare con un po' di calma e con l'aiuto di un po' di carta, eh, o il, il tubo è premuto dall'esterno, quindi picone uguale a 0, o il tubo è premuto dal, dall'interno, quindi picone uguale a 0, eh, questo primo può essere anche pensato come un albero cavo forzato, premuto dall'esterno, questo potrebbe essere pensato anche come un mozzo forzato, cioè espanso dall'interno. E si ottengono delle formule più semplici, per sigma r e per sigma c, eh, che invito ciascuno a ricavarsi. Ecco, un buon esercizio potrebbe essere quello di provare a ricavare questi diagrammi. Attenzione che, siccome sigma r più sigma c deve essere uguale alla costante 2a' questa curva e questa curva stanno in una certa relazione, cioè la curva sigma c in questo caso è il complemento della sigma r. E anche in questo caso con la differenza che qui erano ambedue negative, mentre qui una è positiva, la sigma c, ed è negativa la sigma r. Quindi attenzione che qui si tratta graficamente della stessa curva traslata e ribaltata. Questo è molto importante. Un'analisi attenta di questi diagrammi dà a ciascuno la cartina di tornasole del vedere se la teoria è stata veramente compresa. La cosa che si deve notare è che la massima differenza sigma r e sigma c, sia in questo primo caso, sia in questo secondo caso, si ha dove? Al bordo interno. Quindi, comunque sia premuto il tubo, il punto di progetto è sempre al raggio interno. E allora, anche qua si prendono le formule, si calcola, secondo l'ipotesi della tensione tangenziale massima, che è quella che dà luogo alla teoria più semplice, si calcola la sigma ideale, attenzione, facendo attenzione, dovrei definirla come valore assoluto, eh, perché di questo si tratta di un segmento, non volendo mettere un valore assoluto, eh, faccio attenzione a, che, a scrivere qua sigma r sim, meno sigma c in modo che la differenza sia positiva e qui sigma c meno sigma r. E allora sostituendo le formule precedenti, qui otteniamo questa formula e qui otteniamo questa formula. In questo caso la sigma ideale è 2a', come si vede bene rianalizzando la diapositiva precedente, e qui è 2a secondo. Naturalmente a primo non è uguale a secondo perché i due problemi sono diversi, bisogna stare attenti a questo. Beh, comunque ogni problema ha la sua costante, che si calcola con una formula che io ho dato prima, e va bene, 2 a secondo più 2p. Quindi ecco la tensione ideale, quella che va paragonata per i materiali duttili al limite di proporzionalità con un adeguato coefficiente di sicurezza. Quindi evitare l'incipiente snervamento. Per il materiale fragile, per il materiale fragile direi che nel primo caso non c'è trazione, c'è tutta compressione, quindi non c'è luogo a fare un calcolo che implica... Sì, formalmente si potrebbe fare il calcolo, ma di fatto una rottura di materiale fragile si ha se c'è trazione, e quindi non faccio il calcolo. Al bordo interno, invece, nel secondo caso, c'è una trazione che vale questo, questo valore che si calcola. Suggerisco anche qui di ricavarsi la formula. Uh, se si tratta di un tubo sottile, eh, allora... Allora in realtà cosa succede? Noi non abbiamo tanto tempo di fare l'equazione di un tubo sottile. Potremmo immaginare di parlare di tubo sottile eh, prendendo eh, la formula che fornisce nel caso di tubo premuto dall'interno la tensione circonferenziale. Ecco, invito ciascuno a verificare che quando il diametro esterno tende al diametro interno viene fuori che gli ordini di grandezza della sigma R e della sigma C sono molto diversi, cioè la sigma C diventa estremamente più grande della sigma R. Allora io da questo momento in poi considero soltanto la sigma c perché tanto la sigma ideale sostanzialmente coinciderà con la sigma c. Mi riscrivo la formula in questa forma un po' più comoda per poter evidenziare i rapporti dimensionali, ecco cosa voglio fare, e poi faccio tendere d con e a d con i e si trova abbastanza facilmente che sigma c diviso p tende al rapporto d con i fratto 2 volte s, che è la stessa formula che si ottiene se noi prendiamo un tubo sottile, lo spacchiamo in metà e consideriamo la metà di questo tubo caricata dalla pressione interna, quindi c'è una risultante radiale, anzi scusate, una risultante verso sinistra, sì è un raggio anche quello, che vale P per la proiezione dell'area sul diametro verticale, cioè P per d con i. Ci sarebbe anche la profondità che possiamo assumere uguale a 1, e a questo fa equilibrio che cosa? L'insieme delle due forze dovute alle tensioni sigma C applicate su questa sezione, e su questa sezione, quindi per uno spessore S. E viene esattamente la stessa formula di prima, che invece era stata ottenuta come eh, limite per d con E tendente a D con I, della formula quella completa, quella relativa al disco spesso. Ecco. e questo è per fare capire che le due cose si saldano. Alla, alla fine del problema, ecco adesso diamo un, un tocco finale eh, pratico eh, a queste formule. La formula linearizzata, che peraltro vale soltanto esattamente per spessori tendenti a zero, quindi vale poi per spessori sottili è comoda perché essendo lineare nei diametri permette di ricavare nota la pressione e dato un limite per la tensione di ricavare il diametro, allora invece la formula quadratica di Lame che è la formula vista prima per i tubi spessi Lame è il ricercatore che la ottenne nel secolo scorso e beh quella non è tanto è quadratica, oddio, non è un gran che ma insomma è certamente meno semplice di questa allora, per poter avere una formula lineare anche in tutti quei casi grigi in cui lo spessore non è esattamente Così piccolo rispetto al diametro, eh, dal punto di vista pratico diciamo che lo spessore diventa piccolo eh, ai fini di questa formula quando eh, grosso modo lo spessore sia mh, almeno un ventesimo o meno del diametro. Ecco. Ma insomma, ci sono molti casi in cui non lo è e allora, e allora è stata scogitata come puro trucco numerico. La seguente formula ASME, American Society of Mechanical Engineers, dove c'è la formula linearizzata più 1,06, che fa tornare i conti in questo modo. Vediamo il diagramma insieme. E Vedete, la formula di Mariotte è questa, che rappresenta, naturalmente, in ordinate, il logaritmo, in questo caso il logaritmo, di sigma c diviso p. E eh, in ascissa c'è d con e diviso d con i, cioè il rapporto diametro esterno e diametro interno. Quando l'uno tende all'altro, il rapporto tende a uno, in effetti le due formule si equivalgono. Questa è la formula di Lame, questa è la formula di Mariotta. La formula ASME eh, beh, è questa, e quindi sposa per un largo campo, in tutti i casi intermedi, di spessore non rigorosamente sottile, molto bene la formula di Lamé, ed è quella che poi si trova, per esempio, nelle tabelle di calcolo dei codici eh, per i recipienti in pressione. Ecco, questo è un piccolo tocco finale, per quanto il tempo ci concede, che vuole aprire una finestra eh, sull'uso professionale di queste formule. E in generale, quest'ultima lezione vuole aprire una finestra su quanto potrebbe essere interessante per chi avesse questo interesse e questa passione continuare l'analisi di questi problemi, in particolare delle soluzioni dei problemi differenziali elastici che sono poi quelli che si trovano quando ci si scosta dagli casi più semplici, quelli delle travi. E quindi da qui si partirebbe evidentemente con delle le trattazioni che comprendono le soluzioni delle equazioni differenziali in maniera esatta, cosa che riesce in un numero limitato di casi. E, in, in, in bibliografia vi abbiamo dato indicazioni su quali testi andare a reperire per poter approfondire questi problemi. E naturalmente, più avanti ancora, per il calcolo numerico, per il calcolo agli elementi finiti e i boundary elements. Qui noi ci dobbiamo fermare, e quindi, a nome anche del mio collega il professor Rossetto, io vi saluto e vi auguro veramente un buon lavoro.